Siamo qui al Country Club con Gianni Ocleppo, qualcuno ricorderà, è stato numero 30 o 27? Com'è la storia? Com'è la vicenda? Sul sito dell'ATP c'è 30, però in realtà una settimana sono stato 27. Vabbè, comunque insomma sei cavata benino. Sì, sì. E poi a Telford fosti chiamato l'eroe di Telford perché vincesti i due singolari, quindi la Coppa Davis contro la Gran Bretagna. Sì. E battendo un Dowdeswell e un John Lloyd. Va bene. E dopodiché hai vinto un torneo a Linz nell'81 con Edmondson in finale, ti ricordi? Sì, cioè, come no, è l'ultimo vincitore dell'Open d'Australia, l'ultimo australiano vincitore dell'Open d'Australia, sì, nel 1976 fra parentesi. E quindi Gianni, qui a Monte Carlo hai giocato diverse volte, perché poi ti sei sempre stato un po' da queste parti, no? Sì, io sono stato residente qui tanti anni, ho giocato il torneo parecchie volte, perdendo una volta il terzo turno da Vilas, giocando un buon match. E poi ho vinto il torneo del 21 battendo in finale Heinz Gunther nel 77, infatti ho ancora la lapide sotto come se fossi già morto, però. Gunther, che ricorderete, è stato anche l'allenatore di Steffi Graf, poi ha giocato in Coppa Davis, ha vinto un Wimbledon insieme a Tarox in doppio. E, Gianni adesso è telecronista per Eurosport, sì, e ultimamente hai fatto anche la telecronaca con Adriano Panatta. Come ti sei trovato? Perché come generazione, se non sbaglio, sei del 57? Io sono del 56. E Adriano del 50, quindi insieme non è che abbiate giocato tanto Abbiamo giocato diverse partite, anche qualche doppio importante, abbiamo vinto e poi lui è stato il mio primo capitano di Coppa Davis, okay. Perché di questo ho un ottimo ricordo, secondo me è stato un gran capitano, mi sono divertito a fare i commenti con lui perché c'è stato subito un buon feeling, tanto tempo che non lo vedevo, ma mi sono trovato molto bene, ci siamo divertiti. Ok, credo che si siano divertiti anche gli spettatori. Io purtroppo non ti ho sentito perché ero sul posto sul campo laddove te commentavi dal tubo, via tubo, perché esatto. Purtroppo ormai i telecronisti lavorano solo via tubo, salvo che qui adesso Sky a Monte Carlo o magari a Wimbledon. E dunque, e invece vorrei anche poi chiederti, ho sentito dire che c'hai un figlio che gioca bene, Julian, no? Sì, è un figlio che gioca abbastanza bene, si allena a Tirrenia con la federazione, adesso sta facendo i tornei Under 18, se riesce a giocare bene potrà qualificarsi per Wimbledon, che sarebbe già un bel successo per lui. Comunque sta iniziando un percorso. Che cosa come tecnicamente? Te avevi un gran dritto, rovescio così, per come non ricordo, abbiamo giocato contro in doppio. Sì, tante volte. E lui? Com'è tuo figlio? Lui gioca bene, ha una facilità di braccio importante, deve migliorare dal punto di vista fisico e poi è discontinuo. È alto come te o no? Più alto, è alto 1,90, è discontinuo, però se riesce a trovare continuità appunto nel gioco potrebbe prendersi qualche bella soddisfazione. Favorito qui al Country Club di Monte Carlo, Rafa Nadal che vince sempre sulla terra battuta o Djokovic che quest'anno vince tutto, ha vinto Indian Wells, ha vinto Miami, ha vinto l'Australian Open e insomma anche qui a Monte Carlo ha battuto una volta la prima. Djokovic per quello che ci ha fatto vedere, da non sottovalutare Nadal perché è capace di qualsiasi cosa in qualsiasi momento. La qualità del tennis qui a Monte Carlo non è mai la migliore secondo me sulla terra battuta perché è il primo torneo all'aperto appunto sulla terra, di conseguenza però credo che il favorito quest'anno sia Djokovic. Bene, ringrazio Gianni Ocleppo, auguri e seguitelo nelle telecronache. Grazie se mille. Dice qualche sciocchezza non importa, perché ne ha sempre dette. Grazie.